oggi vi svelo quello che molti pittori non dicono. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di quelli veramente particolari. So già che qua sotto avrò fiamme e fuoco da parte dei pittori, perché sto per, da parte di alcuni pittori, perché sto per svelarvi uno di quei segreti, ma uno di quei segreti che penso mi uccideranno, ma vabbè, mi perdoneranno, perché dopo tutto è un segreto di Pulcinella, perché basta leggere un po' in giro questa cosa, diciamo che si sa. Oggi vi svelo come molti pittori, non tutti, non generalizziamo, alcuni, diciamo così, alcuni pittori fanno per impostare i loro quadri in maniera veloce, precisa, rapida e senza margine d'errore, e soprattutto come alcuni pittori riescono a fare più e più copie dello stesso quadro rimanendo fedeli all'impronta della matrice, quindi del primo. Questo segreto non cambia da canaletto ai giorni nostri e risiede tutto in questo strumento, un proiettore. E sì, moltissimi pittori per impostare i propri lavori usano il proiettore, proiettano l'immagine sul proprio quadro, quindi tracciano quelli che sono i segni dettati dall'immagine, alcuni si fermano all'impostazione del quadro, quindi prendono i segni portanti e poi elaborano il quadro come si elaborerebbe normalmente. Altri invece dipingono addirittura con il proiettore, riportando le pennellate, ponendo un tono esatto su un'immagine esatta nel punto esatto. Quindi capite bene com'è un modo molto molto esemplificato per dipingere, e soprattutto questo è un metodo che dà una velocità spaziale. Infatti questo è un metodo usato moltissimo dai pittori che hanno una grande produzione. Molto spesso vedete le aste in TV, magari, dove vendono quadri uno di seguito all'altro, magari con dei bellissimi soggetti figurativi, e magari tre persone prendono lo stesso quadro. Come fa quel pittore a farlo? Nella migliore delle ipotesi la soluzione è questa. Poi ci sono ipotesi peggiori, che è quello di una tela stampata sotto con la pittura sopra, ma noi non vogliamo neanche pensare a questo tipo di soluzione. Però, quanti segreti che vi sto svelando oggi, però è bene sapere che questo strumento non è solamente uno strumento da biasimare e da aborrire per quanto concerne la professione del pittore, perché ci sono situazioni in cui proiettare un'immagine è d'ausilio per la riuscita di un buon lavoro. Ad esempio, se si bisogna fare una parete immensa e bisogna che addivengano a questa parete più mani della scuola del pittore, per esempio, a me, attraverso il mio studio, fosse commissionato un lavoro dipinto da me da portare in grande su una parete e non potessi attendere da sola al lavoro per una questione di tempo, ma volessi che comunque la mia mano fosse mantenuta, potrei usare questo escamotage, proiettare la figura sul muro e farmi aiutare da qualcun altro che, seguendo le mie linee guida, non tradirebbe quello che è il messaggio pittorico che avevo lanciato con le mie pennellate. E quindi in determinati casi, in determinati momenti di decorazione, magari di superfici molto grandi, può essere un escamotage utile, che non tradisce comunque il gesto pittorico. Allora, il proiettore in questione, io ve lo dico per correttezza, mi è stato omaggiato da Banggood. Voi sapete che io collaboro spesso con Banggood e ultimamente mi era stato dato un buono da spendere. Piuttosto che comprare 10.000 cavolatine, ho preso questo proiettore perché mi serviva per le recite scolastiche e soprattutto perché volevo mostrarvi questa cosa. Vi lascio il link qua sotto del modello di questo proiettore, che è costato pochissimo, 80 euro. Adesso a voi sembreranno tante, ma se cercate proiettori viaggiano sui 300, 350, 400 fino a 1000 euro, quindi è costato pochissimo e funge e fa la sua funzione. Vi lascio qua sotto il sito, il link di riferimento a questo proiettore. Mi è arrivato corredato del suo bello scatolino, si chiama appunto Proiector ed è, come vedete, compatibile con videocamere, si può ascoltare, compatibile con MP3 vari aggeggi, compatibili con i PC e, udite udite, per
anche di telecomando, quindi è veramente un proiettore completo che non mi ha tradito nella sua funzione. E aggiungo anche qualche altro sito di altri proiettori, perché magari vi può essere utile, perché magari avete da esperire un lavoro molto velocemente, o magari dovrete fare delle cose in serie, o magari vi è stato commissionato un ritratto e non riuscite a capire quelli che sono i tratti fondamentali di quell'individuo. Ecco, in tutti questi casi il proiettore può essere una mano santa. L'onestà del pittore, l'etica del pittore vorrebbe che voi faceste pagare un pochettino di meno questi quadri in cui c'è stato l'aiutino da casa, diciamo così, ma sinceramente parlando, e anche in maniera molto pragmatica e molto pratica, non lo fa nessuno, non lo dice nessuno che dipinge col proiettore, nessuno ammette questo, l'ausilio di questo escamotage, ma in moltissimi sinceramente lo fanno. Non mi stupiranno neanche le polemiche qua sotto che negheranno questo ausilio, ci sta tutta, però siccome io l'ho visto fare, diciamo così, mi rifaccio a ciò che ho visto e dico che questo è un alleato per chi ha bisogno, non riesce a risolvere un problema e può farlo. Può essere usato però anche in maniera più distorta, cercando di fregare la gente con un'ottimizzazione della pittura e facendo pagare dei quadri che naturalmente vengono molto belli più di quanto effettivamente si valgono. Ma se poi ci pensiamo bene, il valore pittorico alla fine, di questo magari se vorrete ne parleremo insieme, alla fine sta nella firma. Quindi a un certo punto, quando un pittore dichiara fama, può dipingere qualunque cosa, diciamo così, perché il suo valore sta nella firma stessa, nel suo passaggio del pennello. Volete che facciamo un video di questo genere? Perché quando la pittura è superata dalla firma, no? Perché oggi come oggi, anche se avessimo uno scarabocchio di Picasso, sarebbe sempre un Picasso, anche se fosse il suo appuntino telefonico. Quindi se vi va di parlare anche di questo, fatemelo sapere. Tu, è comunque un settore dell'arte, della critica d'arte, molto importante. Basta parlare, ora vi faccio vedere come funziona, rimarrete stupefatti. È di una semplicità lapalissiana, si collega con il cavetto, con un cavetto all'alimentatore, quindi alla presa di corrente, con un cavetto al PC. Si manda l'immagine, si mette su desktop l'immagine che volete riprendere. Questo è un modello proprio basic, non ha neanche lo zoom, quindi io allontano o avvicino a seconda che voglia l'immagine più lontana o più vicina, e non sgrana. Diciamo che ha una buona tenuta anche dopo i 5 metri, quindi ha una buona proiezione. E dopodiché prendete in mano una matita o un carboncino e segnatevi i tratti del vostro disegno. Adesso lo facciamo insieme. Ed eccoci qua al buio. Yeah, io sono qua, mi vedete? Un po' inquietante. E questo è il foglio. E questa è un'immagine a caso, l'immagine del compito di disegno del primo anno. Primo anno, mi state invidiando? Io e il proiettore, voi no. Scherzo. Naturalmente vedete come è proiettata bene l'immagine. E capite bene che a questo punto è veramente facile fare il disegno e non sbagliare, cari miei, perché uno segue la linea del bicchiere in ogni suo particolare. È veramente facile rifare la forma del bicchiere lasciando appunto le forme proprio lì dove sono. È molto semplice e diventa un gioco di compilazione e pazienza, ma di arte, ahimè, ben poca. Quindi capite bene che diventa una cosa molto facile. A quel punto non c'è più ombretta che vi dice il lato destro è diverso dal lato sinistro, non c'è simmetria, il bordo non è ben tenuto rispetto alla base, insomma diventa tutto molto semplice, perché basta ricalcare, perché di quello si tratta, e il gioco è fatto. E capite come dipingere diventa veramente uno scherzetto da ragazzi. Tra l'altro io qua non ci sto mettendo per niente testa, ma capite bene che le proporzioni sono subito fatte. Immaginate un ritratto così, l'espressione è presa a primo colpo senza tanti studi. Metà del divertimento però va via, perché se uno è un pittore davvero, se una persona piace fare questo di mestiere, tutte le scorciatoie sembrano inique. Per esempio io sono una di queste, a me queste scorciatoie tanto non piacciono da usare, non le ho mai usate e credo che mai le userò.
e come vedete, voi forse da lì non lo vedete, la forma del disegno è subito fatta e le palline sono nel posto giusto al momento giusto. E poi capite bene come anche qua il disegno poi vada lavorato, quindi non è un mero ricopiare. Naturalmente, come vi dicevo, gran parte del divertimento se ne va. Non voglio dare nessun giudizio, vi sto semplicemente facendo vedere una cosa che esiste. Poi siete grandi, vaccinati, decidete voi se usarla oppure no. Ombretta di arte per te, non la usa. Detto ciò, è giusto che comunque si conoscano anche le diverse realtà, perché la conoscenza non è mai un limite e ci permette di capire, vedendo produzioni enormi, come queste produzioni vengano fatte, e ci permette di capire come commissionando un ritratto dopo 2 giorni esso sia pronto. Non perché esistano dei geni della... Oddio, ci sono anche, ma sono veramente rari. Sapete anche questo da oggi. Quindi, basta un proiettore per diventare un pittore? No, ragazzi, non è proprio così. Però basta un proiettore per aiutare un pittore, sicuramente quello sì. Per chi è alle prime armi, lo sconsiglio vivamente. Lo sconsiglio perché interdice quello che è il gesto pittorico. Per chi ha un'esigenza lavorativa, quindi se vi viene commissionato giorno 20 un lavoro da consegnare giorno 28 ed è un lavoro epocale, e allora in quel caso ammettiamo anche un piccolo aiuto che può aiutarci a non perdere il lavoro. Ecco, viviamo tutte le cose, anche gli escamotage, in maniera etica, perché c'è modo e modo di affrontare le diverse situazioni, anche nel campo artistico e nel campo professionale, e soprattutto se siamo persone oneste e abbiamo lavorato e faticato di meno per un'opera, automaticamente accarezziamo nel prezzo anche quell'opera e facciamo contento e non gabbiamo anche il nostro cliente. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, proiettatemi un bel pollice in su. Vi lascio nel box informazioni i link di Banggood, dove trovate il mio proiettore, che è buonissimo, l'ho testato, ho fatto tutte le recite, quest'anno abbiamo fatto dei videoclip con i bambini e sono stati bellissimi. A me funziona, l'ho messo sotto alla grande e veramente non si è bruciato, è sempre andato, non si è mai ingrippato, tra virgolette, quindi se volete risparmiare e ne avete la necessità, io vi allego il link qua sotto, se no giusto per conoscenza. Con questo non voglio dire che dovete comprarlo, attenzione, solamente se avete la necessità sappiate che quello è buono, funziona, svolge il suo dovere. Basta parlare, io vi do appuntamento qui per il prossimo video, ma soprattutto sugli altri miei canali, Ombretta e 2 cuori e 1 K, e soprattutto vi aspetto su Facebook e su Instagram, cercate Arte per te, e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e i suoi segreti è tutto, alla prossima, ciao!